28 novembre 2015, siamo qui all'incrocio Gelsi Viale della Primavera, dall'altra parte via Trinchieri. Anche oggi ennesimo incidente, per fortuna con feriti diciamo lievi, ma ormai qui gli incidenti sono quotidiani. C'è l'impianto semaforico messo a suo tempo qui di fronte al mercato Insieme, un impianto semaforico che doveva essere solo pedonale, ma qui con Fiat Trinchieri crea problemi non indifferenti alla viabilità. Innanzitutto perché ci sono tantissimi automobilisti che bypassano il semaforo passando all'interno dello square centrale del parcheggio, ecco, tipo questo signore che vediamo. E poi perché, voglio dire, l'impianto semaforico rosso provoca un blocco totale del traffico su Via della Primavera. Guardate adesso che cosa succede, e questo è tutti i giorni, in ogni momento della giornata. Il sabato poi, come oggi, è proprio da paura. E calcolate che adesso diciamo è l'una e mezza, per cui, come sapete, tanti romani si dice stanno con le zampe sotto al tavolino, e diciamo che il traffico tende a sciamare. Su quest'altra corsia è fluido, ma in quella del mercato, innanzitutto poi perché ci sono i furgoni delle rotazioni di fronte, degli ambulanti in perenne doppia fila, benché sia diciamo proibito da una marea di cartelli, e poi perché appunto c'è questo fatto di Trinchieri. C'è la svolta a sinistra da Via della Primavera, provenienza Serenissima. Quelli sono i resti dell'ennesimo incidente. Guardate, guardate che cosa succede. Basterebbe, diciamo, avanzare l'impianto semaforico e portarlo qui, ma evidentemente il municipio, con l'assessore alla mobilità o chi comunque ne ha le responsabilità, non ha mai sentito il bisogno di segnalare una esigenza di questo tipo. Vedete, guardate, guardate che... E questo... Anzi, adesso è un po' meglio di prima. Ma vedremo se riusciranno a convocare una conferenza dei servizi a cui parteciperà l'Agenzia della Mobilità, i vigili urbani del gruppo Casilino, che sono preparatissimi sulla questione, e formulare una proposta seria. Viale della Primavera, incrocio Trinchieri-Gelsi, passo e chiudo.